e i componenti della Corte Costituzionale. In buona sostanza, questa legge elettorale mantiene tutti i difetti del Porcellum: le liste bloccate, l'eccessivo premio di maggioranza, perfino, con la riforma costituzionale varata, la possibilità di una diversa maggioranza tra Camera e Senato. È un Porcellum geneticamente modificato. Complimenti a chi ci ha lavorato. Gli italiani non sceglieranno nulla, in sostanza, perché nei salotti bene della sinistra troppa democrazia puzza di popolo, è volgare. Meglio un sistema più esclusivo che tenga la giusta distanza tra popolo e palazzo. Eppure, di fronte a questo scempio, tutti zitti. Non una parola al nuovo Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Abbiamo ascoltato tutto quello che aveva da dirci sul 1944, sul 1945, persino sul 1948. Per pietà degli italiani, signor Presidente, ci dica pure qualcosa sul terzo millennio. Ci spieghi, per esempio, come mai quella che ci avete sempre spacciato per la più bella Costituzione del mondo, scritta da quasi santi padri costituenti, viene modificata con l'accetta da Matteo Renzi e Maria Elena Boschi, che con tutto l'affetto non sembrano essere due fini costituzionalisti. Anche dalla Presidente della Camera Boldrini abbiamo sentito esternazioni in ogni campo, dalla necessità di rendere la grammatica italiana più attenta alle politiche gender, fino alla opportunità di demolire l'obelisco del Foridale. Ma le procedure con cui si deformerà la rappresentanza del corpo elettorale della Camera, invece, su questo non abbiamo avuto.